Super bonus e cantieri sospesi. Ecco cosa può capitare. Negli ultimi mesi sono sommerso da domande di utenti che si trovano in situazioni molto simili tra di loro, molto molto delicate. E la domanda più frequente è: ingegnere, abbiamo iniziato dei lavori di riqualificazione energetica sul nostro immobile, magari un edificio condominiale, per i quali abbiamo richiesto l'accesso al super bonus, adesso il cantiere è bloccato. Che cosa può capitare? Magari abbiamo anche utilizzato, abbiamo già ottenuto una parte dei crediti che poi potremmo anche aver girato. E che cosa può succedere? Potremmo perdere l'incentivo che è stato erogato se i lavori non vengono terminati e se non vengono terminati nei tempi previsti dalla normativa. Abbiamo qualche via di uscita, qualche via di fuga? In fondo la responsabilità non è nostra perché noi ci siamo affidati ad una legge dello Stato e poi c'è stato il blocco delle cessioni e noi abbiamo affidato l'incarico a una ditta che ha detto che faceva un'impresa che aveva ci aveva assicurati di sostenere i lavori entro una certa data, adesso la ditta si è ritirata. Che cosa può accadere? Perché ci dobbiamo andare di mezzo noi? Come capite, è un tema molto molto delicato a cui è anche difficile dare una risposta e soprattutto una risposta tra virgolette accettabile, per cui da parte di chi si trova in situazioni così complesse. Per cui ho deciso di pubblicare un video in cui riporto quella che secondo me è purtroppo la cruda realtà. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere e da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale se vuoi sostenere il mio lavoro online e nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Adesso ti chiedo di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di cosa si tratta. Allora, ho già pubblicato tantissimi video in cui ho parlato di questo problema del blocco dei cantieri, problema che è nato principalmente dal blocco del mercato della cessione dei crediti. Adesso completamente saltata come opzione con il famoso decreto blocca cessioni, il decreto legge numero 11 del 2023. Comunque il problema era già antecedente perché il problema è derivato, come ho detto, dal blocco delle cessioni, quindi tantissime imprese che si sono affidandosi appunto a una legge dello Stato hanno applicato lo sconto in fattura ai beneficiari del super bonus, quindi all'utente, al signore Mario Rossi che voleva eseguire degli interventi di riqualificazione energetica sul suo immobile. Poi, quando all'emissione dei vari SAL, queste ditte hanno cercato di monetizzare i crediti che avevano ho praticamente riempito i propri cassetti fiscali e hanno visto, a causa di una serie di normative, di variazioni normative intervenute continuamente, hanno visto bloccarsi questo mercato e quindi l'impossibilità di monetizzare questi crediti. Sostanzialmente le imprese prive di liquidità hanno dovuto bloccare i cantieri e questo è successo veramente in tante tante situazioni, più di quante ve ne possiate immaginare. Detto questo, che cosa fare? E come ci si dovrebbe comportare, come ci si può regolare in queste situazioni? Allora, innanzitutto dobbiamo distinguere due situazioni, secondo me, diverse, dalla complessità diversa. Da un lato ci sono coloro che magari hanno, diciamo così, presentato le pratiche urbanistiche, hanno presentato magari la famosa CILAS, hanno affidato incarichi, però lavori non le hanno ancora eseguiti di fatto. In quel caso questa è la situazione, tra virgolette, passatemi il termine, meno grave perché va fatta un'attenta valutazione di quelle che sono le possibilità, ovviamente confrontandosi con i vari soggetti che intervengono nel processo Superbonus, che sono l'impresa, il progettista, il direttore dei lavori. Bisogna valutare effettivamente i tempi di esecuzione dei lavori, i possibili tempi di esecuzione dei lavori, che ovviamente dipendono anche dall'entità dei lavori che devono essere fatti. Un conto se bisogna sostituire un impianto termico e sostituire infissi e finestre, un conto è se bisogna anche mettere un cappotto di isolamento termico, impianti fotovoltaici o addirittura fare degli interventi di carattere sismico con miglioramento quindi del comportamento sismico delle strutture e accesso anche al super sisma bonus. Detto questo, fatta questa valutazione, bisogna mettersi almeno nelle condizioni di sapere che
Allo stato attuale, ad esempio, parlavamo degli edifici condominiali, fino al 31 dicembre 2023, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, tranne alcune deroghe che dipendono da quando è stata presentata la CILAS e quindi da quando è stata fatta la delibera condominiale per l'esecuzione dei lavori, l'aliquota è del 90%, dopodiché nel 2024 scenderà al 70% e nel 2025 al 65%, questo al netto di possibili stravolgimenti che potrebbero riguardare il sistema dei bonus edilizi di cui ho parlato in un video pubblicato ieri, per cui se te lo sei perso vattelo a rivedere. Detto questo, questa è la situazione, quindi per chi ancora deve iniziare i lavori deve fare queste valutazioni, cioè deve comprendere che questa è la situazione ad oggi e quindi valutare se effettivamente puoi procedere con gli interventi di riqualificazione per i quali accedere al superbonus oppure no. E considerando anche il fatto che, come detto sempre prima, a netto di eventuali, diciamo, di deroghe particolari, oggi per il superbonus non c'è più il meccanismo dell'opzione alternativa dello sconto in fattura della cessione del credito, ma soltanto quello della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Molto più complicata è invece la situazione di chi lavori già iniziati, quindi chi ha iniziato i lavori, magari i lavori sono stati parzialmente compiuti e magari è stato raggiunto il primo SAL o addirittura il secondo SAL, sono stati erogati dei crediti. Quindi di fatto il contribuente ha ottenuto questi crediti fiscali, ha ottenuto questi incentivi statali, magari li ha addirittura rimessi sul mercato, quindi li ha ceduti. Cosa fare in questi casi? La situazione in questi casi è molto complessa. Spesso mi si chiede, ma posso eventualmente, se è stato fatto magari il primo SAL, io faccio completare i lavori solo relativi al primo SAL? Utilizzo quel credito e poi il resto dei lavori non li faccio. Allora, una cosa deve essere molto chiara: per poter godere di un incentivo statale, in questo caso stiamo parlando del super bonus, devono essere conclusi i lavori. Quali lavori? Ci può essere una conclusione parziale? Mi si chiede, magari soltanto degli interventi relativi alla riqualificazione energetica e vengono trascurati, per esempio, o tralasciati quelli relativi alle strutture? No. Devono essere completati tutti i lavori che sono stati riportati nella CILAS, se è stata presentata una CILAS, piuttosto che nel permesso a costruire, se è stato fatto un intervento di demolizione e ricostruzione. Quindi all'interno della pratica con richiesta del titolo autorizzativo devono essere eseguiti tutti i lavori lì riportati, tutti i lavori comprese anche le documentazioni che servono, quindi se a fronte di quei lavori serviva poi richiedere l'agibilità, la richiesta dell'agibilità, il riaccatastamento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi i lavori devono essere conclusi. In che tempi? È chiaro che, l'ho detto in tanti video, una cosa che va chiarita è che non ci deve essere l'esatta combaciabilità tra esecuzione dei lavori e periodo in cui può essere usufruito di incentivo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che potrebbe anche essere che io oggi sostengo le spese da portare in detrazione per ottenere l'incentivo, o comunque oggi sostengo le spese per cui accedo a un incentivo, poi ho un arco di tempo per l'esecuzione dei lavori. Quant'è quest'arco di tempo? Beh, mediamente, solitamente, ad esempio, per un permesso a costruire ci sono 3 anni di tempo, salvo poi delle proroghe che possono essere richieste. Però la cosa importante che va sottolineata è che i lavori devono essere completati. Se i lavori non sono portati a termine e non c'è la chiusura del cantiere con tutti i lavori eseguiti, si può perdere l'incentivo, non si ha diritto al beneficio dell'incentivo erogato. E quindi in questi casi la situazione è molto complessa perché potrebbe essere una situazione che si potrebbe verificare, quella in cui i lavori vengono eseguiti solo parzialmente, non vengono completati non per colpa del beneficiario dell'incentivo, ma per tante vicissitudini: l'impresa è in difficoltà, blocca il cantiere non riprende o riprende troppo tardi, nel frattempo magari scade il periodo in cui si può utilizzare il superbonus. Quindi i motivi sono vari. Detto questo, si rischia di perdere non soltanto l'incentivo che ancora deve essere erogato, ma la parte di incentivo che è stata erogata. In più devono essere aggiunte anche sanzioni e interessi che possono essere applicati. Quindi la situazione è molto molto
delicata, molto grave. In questi casi qual è il consiglio che do? Mi si chiede cosa devo fare? Che faccio? Faccio causa alla ditta? Beh, causa alla ditta è sempre l'estrema, cioè l'ultima arma da utilizzare. Bisognerebbe sempre cercare, nei limiti del possibile, possibile, dove la situazione lo consente, di trovare un compromesso con la ditta, cercare almeno di fargli eseguire tutti i lavori che lei riesce a fare e poi cercare di vedere dove può arrivare la ditta, dove può arrivare il beneficiario. Ovviamente, si deve o per forza attendere che venga sbloccato questo mercato dei crediti. Da questo punto di vista, lo ribadisco ancora, la responsabilità maggiore del governo. Aspettiamo che il governo sblocchi questa situazione, perlomeno per i cantieri già avviati, non diciamo per quelli futuri, ma per i cantieri già avviati e per questi avviati e bloccati, direi, almeno per questi dovrebbe essere sbloccato il mercato della cessione del credito. Detto questo, in questa fase non c'è tanto, non ci sono tante cose che possono essere fatte per poter sbloccare la situazione da parte del singolo beneficiario che deve, ahimè, attendere che si sblocchi questo mercato. Questo avverrà? Avverrà in tempi brevi? Nessuno lo può sapere. Ovviamente attendiamo, le novità che tutti ci auguriamo possano arrivare dal governo. Nel frattempo, speriamo. Ovviamente se ci saranno novità vi terrò aggiornati. Per questo iscrivetevi al canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimarrete aggiornati. Appunto, se volete potete anche decidere di abbonarvi e vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Per ora bisogna attendere, bisogna essere ottimisti, anche se mi rendo conto è molto difficile. Il consiglio che do sempre è comunque quello di affidarvi a dei tecnici preparati e competenti in materia che possano darvi migliori consigli su come comportarvi nella vostra situazione, qual è il modo migliore diciamo, di comportarvi nella vostra situazione specifica, perché non tutti si trovano nelle stesse condizioni. Le condizioni sono molto diverse le une dalle altre. Per cui in bocca al lupo a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!